Qua la bellezza di Pompei non solo è vivere naturalmente questa giornata, ma vedere negli occhi delle persone, dei fedeli, dei pellegrini che arrivano da vicino ma anche da lontano, ma anche che percorrono 90 chilometri a piedi in due giorni per arrivare qua, per arrivare dalla loro tanto amata mamma, la mamma che dà a tutti conforto, è veramente qualcosa di particolare. Noi ieri siamo arrivati e abbiamo cercato di intercettare un po' di queste persone, sentendo qual era il bisogno, qual era la voglia che spingeva proprio i loro passi a venire qui a Pompei. Ecco quello che ci hanno raccontato. Siamo venuti in pellegrinaggio, siamo un gruppo di ballo, siamo tutti amici, balliamo. Condividiamo parecchie cose insieme e quindi abbiamo condiviso pure queste. Siamo in armonia, in allegria e siamo venuti pure venire qua a ringraziare per questa nostra squadra di amici che stiamo bene insieme. E la madre? Quindi ogni problema, ogni preoccupazione viene detta a lei e io trovo molto molto conforto. Per me è stata la prima volta che ho fatto questo pellegrinaggio a piedi e è stata una bella esperienza. Che cosa l'ha spinta a farlo per la prima volta? Devo dire la verità, proprio i miei amici di ballo, però poi sono rimasta proprio contenta, è una bellissima esperienza. Abbiamo approfittato un attimino di questo evento e quindi è sempre un piacere venire a Pompei. Come mai venite qui? Ma sembra una tappa fissa perché ti senti bene dentro, ti fa stare bene dentro. Siamo amiche da una vita e siamo sempre venute insieme qui. Riuscite a coltivare l'amicizia, a condividere non solo le passioni ma anche la fede in questo senso? Da sempre, sì, da quando eravamo piccoline. Di questo stavamo parlando, dei vecchi anni di quando abbiamo fatto da piccoline e iniziato a fare questo pellegrinaggio. Ognuno di noi ha la propria esperienza e la propria fede e sicuramente crede in qualche cosa che deve portare qui a Maria, insomma. Che cosa cambia di anno in anno? Di anno in anno cambiano, le emozioni sono sempre diverse, sempre nuove, e ciò che non cambia è la fede è sempre la stessa. Cosa chiede lei a Maria? Chiedo innanzitutto di stare bene, che i miei nipoti crescano in salute e sani. Sicuramente serenità e pace è quella che ci dà in questi giorni. Poi dopo si ritorna alla vita normale, però quello che lascia venire a fare un pellegrinaggio così duro qui è un qualche cosa che non si riesce a descrivere se non lo si fa, se non lo si prova. L'hai sentito, l'avete sentito Lucia da queste testimonianze, la bellezza, un altro tipo di bellezza è proprio vivere insieme, condividere insieme la fede, venire qua con il gruppo che magari vedi per tutto quanto il tempo dell'anno e col quale vuoi condividere non solo il ballo, non solo l'amicizia, ma anche qualcosa di più. Fra poco ci vedremo sempre qua da Pompei Lucia per conoscere anche altri protagonisti, coloro che portano avanti l'eredità di Bartolo Longo e naturalmente vivono ogni giorno l'amore per Maria. A più tardi. Grazie Giacomo per queste testimonianze bellissime.